mister. Buongiorno. Vado un po' a ritroso. Prima il Carpi, poi la Juventus, poi il Villarreal e poi il Milan, sia in casa che fuori, hanno affrontato il Napoli con il catenaccio, pensando soprattutto a difendersi. Le chiedo, il destino del Napoli da oggi secondo lei è quello di trovare tutte squadre a partire da domani che si difenderanno come si sono difese le ultime quattro, e se sì, come si risolve il problema? Non lo so, non ci interessa, non lo penso vedendo le attitudini del Villarreal, le caratteristiche del Villarreal, non lo penso neanche se si difendono perché sono costretti, perché loro per caratteristiche tecniche, per caratteristiche tattiche, per mentalità non mi sembra una squadra che si chiude a priori, che fa una scelta a priori. Se lo fa perché noi li ostringiamo a difendersi, e si risolve continuando a lavorare e sprecando qualcosa di meno di quello che abbiamo fatto, perché mi hanno nominato quattro partite in cui abbiamo concesso 7 palle d'oro e ne abbiamo costruite 29, quindi vuol dire non sempre chiudersi ripara. E poi non è nella nostra mentalità, no, se faremo una partita chiusa altre volte lo faremo perché ci hanno stretto, non per scelta. Quindi dobbiamo solo continuare a lavorare e risolvere il problema della concretezza su quello che andiamo a creare. Mister, l'altra è, tra le sue tante virtù quest'anno c'è quella di aver saputo ottenere gioco e anche risultati utilizzando molte alternative in Europa League, nella prima fase al girone e anche giovedì scorso con il Villarreal. Il Napoli ha giocato un'ottima partita nonostante lo sfortunato epilogo, però rispetto a tutte le partite giocate finora in Europa League domani c'è una differenza che è da dentro fuori, cioè che bisogna vincerla per forza. Ritiene che anche domani con questa premessa le alternative che ho utilizzato finora possano dare diciamo così un apporto importante, possano essere importanti? Sai, il turnover è una caratteristica precisa, che se lo fai e non vinci non andava fatto, se non lo fai e non vinci andava fatto, e io negli ultimi anni ho sempre sentito queste considerazioni nei vostri partiti. In realtà io penso che i nostri giocatori possono giocare questa partita quasi tutti, e quindi vediamo oggi chi è stanco, chi è meno stanco. C'è la possibilità che qualcuno sia stanco, abbiamo 5 partite in 16 giorni, quindi la possibilità che qualcuno esca acciaccato stanco dalle partite e c'è, quindi abbiamo questo pomeriggio, domattina, per vedere reazioni e come stanno tutti i singoli prima di andare a decidere. Repubblica! Volevo chiederti come si recupera da 1-0 e quante possibilità vi date di passare il turno? Come si recupera? Purtroppo abbiamo di fronte una squadra forte, abbiamo di fronte una squadra solida. Mi sembra che loro nelle ultime 11 partite hanno preso 2 gol. E quindi quando trovi di fronte questa solidità diventa difficile. Penso sia una partita in cui l'aspetto fondamentale sarà la nostra fase difensiva. E in fase offensiva penso sia una partita in cui dobbiamo essere molto lucidi e molto pazienti. Quindi sperando che le nostre percentuali di realizzazione in relazione ad occasioni che si creano siano diverse da quelle che abbiamo ultimamente. Corriere dello Sport. Hai quasi risposto a una cosa che volevo chiederti, Maurizio. È più importante non subire gol o farlo? E quindi l'equilibrio quale sarà? Dove sarà? Io penso che noi dobbiamo fare una partita normale, senza farsi condizionare da dover rimontare un risultato, perché se no dopo 20 minuti si comincia ad andare in nervosismo e in ansia. Quindi dobbiamo fare una partita normale di buona attenzione difensiva, sapendo ci sarà da attaccare, ma questo non vuol dire non avere attenzione difensiva. E quindi penso che in queste situazioni cercare di essere compatti, di non concedere tante ripartenze agli avversari, alla fine può essere determinante. Quindi una partita di lucidità, di distribuzioni offensive di buon livello, perché questa è una squadra che riparte anche bene, che hanno tanti giocatori tecnici e di gambe, quindi è una squadra fra le qualità anche le ripartenze, e quindi dobbiamo fare molta attenzione a questo. Un'altra cosa, se dico che Hamsik è stanco, ho sbagliato? È una sensazione visiva tua. I numeri fisici migliori dell'ultima partita sono quelli di Matic. Anza, se vuoi te li faccio vedere. No, ma ti grazie. Eccomi. Ciao.
Higuain domani gioca, nel senso che no, posta così, nel senso che diciamo si è detto che sta seguendo. Ti rispondo senza farti finire. Siccome sento dei discorsi su Higuain che sono al limite della. Esatto, dicevo al di là di questi discorsi. Siccome Higuain è considerato in difficoltà perché negli ultimi 7 giorni non ha segnato, allora siccome questo è un fuori classe, domani decide lui se gioca, perché se vuoi rispondere a queste critiche è giusto che risponda, domani decide lui se gioca. Non lo so. Ti faccio un'altra domanda su Mertens e Insigne, che li abbiamo visti anche insieme l'altro giorno nella parte finale. Ti piacciono? Sta cambiando la tua idea su Mertens e Insigne insieme in campo? Sta cambiando, sono due giocatori che si trovano entrambi meglio a sinistra, quindi uno dei due nel momento in cui va a destra si sente un po' condizionato. E in questo momento qualche possibilità in più di farli giocare insieme c'è, perché Lorenzo è cresciuto molto nella fase difensiva e quindi qualche garanzia di equilibrio in più ce la sta dando. L'altro detto, sono due giocatori che prediligono a sinistra o del 2, io penso che certe partite le possano fare anche insieme, perché anche hanno caratteristiche, forse un po' meno Lorenzo, ma Mertens nell'1-1 uno può andare tranquillamente anche a crossare invece che a centrarsi sempre. E la crescita di Lorenzo dal punto di vista difensivo sta diventando una buona garanzia. Radio Discris. Eccoci, buongiorno. Ciao. Mister. A proposito delle ultime sfide, se al netto ovviamente del risultato, cioè se dovesse scegliere, cambierebbe qualcosa delle ultime tre partite? Cioè che cos'è che non le è piaciuto? Al di là del risultato ovviamente. Più che altro il risultato. No, non cambierei un granché. Poi i bilanci si faranno alla fine, ma non è che ho grossi rimpianti, grossi rimorsi per le decisioni che abbiamo preso in queste tre partite, sinceramente. Per quanto riguarda invece un'altra risorsa del Napoli, si è fatto il nome di Mertens, di Insigne, le chiedo anche di Gabbiadini. Questo è un giocatore che a suo parere può fare solo la punta, cioè prima o seconda punta, oppure magari perché no, provarlo, si può provare eventualmente per caratteristiche anche nel ruolo di Callejon, premesso che chiaramente non ha la fase difensiva e quindi magari si deve forse lavorare tanto anche su questo aspetto per Manolo. Si può lavorare, Manolo secondo me per l'interpretazione del ruolo, cioè Callejon non ha le caratteristiche fisiche e quindi sono cose che si possono fare se l'equilibrio poi si trova dalla parte opposta. Non è facile per noi farlo giocare da attaccante esterno se non in qualche spezzone di partita. E abbiamo cominciato a trovare una soluzione alternativa che ci riempie molto di più l'area, ma che concede anche larghi spazi agli avversari. Il Milan ci ha fatto 3 tiri in porta e 2 ce l'ha fatta negli ultimi 10 minuti. Canale 8. Mister, la partita del Madrigal, eccomi, ciao. La partita del Madrigal, al di là del risultato finale, potrebbe essere stata importantissima perché dopo il girone dove gli avversari erano buoni ma non di straordinario livello, è la prima volta dove abbiamo visto tanti giocatori che non sono nell'11 che vediamo abitualmente in campionato insieme in campo tenere così bene la partita a livello collettivo e anche delle prestazioni individuali, cito Strinic, Kirikesh, Lopez, di altissimo profilo. Quindi questo turnover che crea tanto panico, non hai avuto tu una risposta? Anche la crescita nelle ultime gare che abbiamo visto di Gabbiadini, di El Kadouri, non ti dà maggiore Valdifiori, tranne qualche errore nella ripresa, il primo tempo molto bene a Villarreal, non ti dà maggiore sicurezza sul fatto di poter veramente ruotare senza che vada assolutamente a essere intaccato il lavoro del collettivo? Ma la risposta al Madrigal è stata di buon livello da parte di questi giocatori. Bisogna anche considerare che molto probabilmente in questo momento il Villarreal è una delle squadre più in forma d'Europa, quindi un sorteggio difficilissimo in uno stadio difficilissimo dove le grandi del calcio spagnolo in questa stagione hanno perso tutte per il momento.
quindi avere una risposta di buon livello in quello stadio è sicuramente per noi importante. Infatti io non sono assolutamente preoccupato su chi giocherà domani, chi vorrà riposare domani o chi faremo riposare noi, perché lo vediamo stanco. Una velocissima: ieri sera ascoltavo Guardiola dire di essere molto contento, non guardando il risultato, della prestazione, del fatto che lui con la sua squadra è venuto ad attaccare sul corto e a difendere sul lungo. Volevo capire da te, che l'hai fatto con l'Empoli, quanto è difficile vedere in Italia, visto che le grandi squadre invece preferiscono, anche grandi squadre preferiscono il contrario, cioè attaccare sul lungo e difendere sul corto, quanto è difficile portare questa mentalità in Italia? È difficile perché è chiaramente una mentalità che ha bisogno di più tempo. In Italia tempo viene concesso raramente e quindi è più difficile, però per farle accettare i giocatori non è così, così difficile, perché i giocatori hanno la sensazione di divertirsi di più in campo e quindi l'accettano abbastanza velocemente. Poi dopo un po' cominciano a capire che non è neanche vero che il dispendio energetico è superiore e quindi l'accettano ancora più volentieri. È un discorso culturale, ambientale, in Italia è più difficile, ma non di calciatori. Teleclub Italia. Ciao mister, buongiorno. Ti chiedo sul tipo di gioco degli Villarreal, perché all'andata abbiamo visto un gioco che è molto molto simile a quello che il Napoli fa, tanti passaggi, tanti movimenti senza palla, tanta ampiezza, come lei ha detto un po' di tempo fa proprio alla mia domanda quando giocavamo contro la Juve. Quindi è una partita tra virgolette a specchio. Il Napoli deve anche evitare, come ha detto lei, in fase difensiva, di far sì che il Villarreal arrivi nella nostra area. È una partita difficile per questo, è difficile per tutto, perché poi loro hanno anche equilibrio e solidità, quindi è difficile, difficile per tutto. È una squadra, secondo me, in questo momento è una delle squadre più in forma che ci sono in Europa. È una squadra con un misto di ragazzi giovani, giocatori di esperienza, in grande condizione fisica, una squadra con dei valori tecnici importanti. Una squadra dove i giocatori diventeranno giocatori estremamente importanti, perché se fra 3 o 4 anni si rilegge questa formazione molto probabilmente ci si rende conto che usciranno giocatori veramente importanti. Una partita difficile non solo nella fase difensiva, perché questi ripartono bene e se prendono male il pallino del gioco hanno anche grande qualità di palleggio, ma è difficile anche nella fase offensiva, perché questa è una squadra equilibrata che va a giocare a Madrid contro un Atletico. Ho visto la partita, ho letto lo score finale e le palle grosse sono state 2 per l'Atletico e 2 per il Villarreal. E noi, perché ne abbiamo create 3 fuori casa, loro siamo una squadra in difficoltà. Mi sembra che con il Villarreal sono spesso in difficoltà. Poi sai, noi ogni volta giochiamo con qualcuno è scarso, il Mittina è scarsissimo e poi vince il Manchester United. Rai! Mister, ciao. Buongiorno, ciao. Quanto è stato infastidito dalle voci su Higuaín, sul suo contratto, sulle sirene internazionali? Se è stato infastidito? Non so a cosa si riferisce. A quanto ha preso oggi, per esempio, sulla Gazzetta dello Sport? Ah, ma non leggo io, non sapevo niente. Che c'è scritto? Che si parla del contratto di Higuaín, che ci sono richieste da parte del Paris Saint-Germain, del Chelsea. E basta? Penso che ci saranno molte più richieste per Higuaín. Poi dipenderà dalla nostra società, visto che c'è ancora 2 o 3 anni di contratto, se deciderà di cedere alle richieste o meno. Però mi sembra riduttivo pensare che Higuaín ha delle richieste solamente dal Paris Saint-Germain. Penso che ci abbia molte più richieste. Grazie. Canale 21. Salve mister. Lei, dopo la partita col Milan, ha parlato appunto del venir meno e la mancanza di concretezza da parte dei giocatori importanti. Le chiedo, Higuaín è uno di questi, e cosa bisogna fare in questo momento per evitare questo atteggiamento? Io penso che bisogna continuare a giocare come stiamo facendo e bisogna continuare a creare palle gol come stiamo facendo. Poi nella vita di tutti noi ci sono momenti in cui gli scontri sono estremamente positivi, in cui ti aprono 2 occasioni e fai 2 gol, oppure a te fanno fare 2 servizi e ti vengono 2 servizi benissimo, e poi ci sono dei momenti in cui le cose vanno meno bene. L'importante è che te continui a partire con il microfono per fare buoni servizi, e
lo stesso si deve fare noi, bisogna fare delle buone prestazioni. Le buone prestazioni portano a creare delle situazioni, portano a creare delle occasioni da gol. Bisogna accettare da un giocatore che fa 26 gol, che stia anche 7 giorni, 7, non 7 mesi, 7 giorni, senza segnare, senza farne un dramma, senza farlo pesare ai giocatori. E siccome stiamo fuori classe, domani se può giocare lo faccio giocare molto volentieri, perché è giusto che sia di Sassolini se li tiri fuori. È stato un momento così, siamo andati allo Juventus Stadium dove il Bayern poteva prendere 4 gol ieri sera, e non abbiamo concesso nulla. Poteva fare, ma in finale poteva anche perdere. Non gli abbiamo concesso nulla e abbiamo preso un gol su una deviazione. Siamo andati al Madrigal e ci è stato negato un rigore, e poi abbiamo preso un gol su una punizione che non posso neanche definire sfortunata, perché l'ha tirato benissimo. E quindi abbiamo perso su un pezzo di bravura di un avversario. E poi abbiamo preso un palo interno in Milan che è riuscito. È un momento in cui bisogna accettare che ci possa succedere questo, senza rimettersi completamente alla sfortuna, perché se ci succede probabilmente ci abbiamo messo anche qualcosa di nostro. Tutto sport. Mister, scusami, quindi da quello che hai detto su Higuain, sono qua. Se dipendesse da te non lo faresti giocare a lui? Se dipendesse da me, valuto come lo vedo oggi pomeriggio, valuto come lo vedo domattina e poi decido. Il Napoli online. Mister, buongiorno. Le volevo chiedere, diciamo che nelle ultime partite abbiamo visto la Juventus e il Milan che hanno bloccato molto gli esterni di Insigne e Caglion. Col Milan abbiamo cominciato a vedere gli esterni difensivi Isai e Goulam che hanno spinto di più, e questo ha un po' spiazzato Mihajlovic nel finale. È una soluzione che se domani il Villarreal dovesse fare catenaccio lo vedremo più frequentemente, oppure è stato solo una contingenza della partita contro i rossoneri? No, è stata una scelta quella di accentrare un po' gli attaccanti esterni e di cercare di sfruttare di più